Siamo a Pesaro nello studio del dottor Marras Fabrizio, psicoterapeuta bioenergetico. Ha condotto un seminario che tratta sul trauma e la connessione corpo e mente. E questo laboratorio, questo seminario che ha condotto è all'interno dell'iniziativa Il mese del benessere psicologico. Che cosa si intende per trauma? Allora, il trauma rispetto a il tema che ho trattato io riguardato prettamente l'aspetto psicocorporeo, quindi riferito a quelle che sono state le ultime ricerche, ultime di questi 15-20 anni. E quindi il trauma viene visto più che altro dalla prospettiva psicocorporea come un aspetto prettamente fisiologico. Uno dei primi che ne ha parlato in questi termini è stato Peter Levine, dove lui, ecco, guardando questi studi, cioè per rifarsi a questi studi, racconto un piccolo aneddoto. Lui fu invitato da degli amici a fare un safari, e in questo safari osservò un ghepardo che inseguiva un impala. Questo impala riuscì a fuggire, però a un certo punto stramazzò a terra e incominciò a vibrare, anche in maniera molto intensa. Dopodiché si alzò dopo qualche minuto e incominciò a zampettare. Levine fu molto colpito da questa situazione e volle approfondire la questione. Dopo diverse ricerche, diverse teorie studiate, egli arrivò a concludere che per comprendere e quindi per guarire dai sintomi post-traumatici è necessario andare a studiare quelli che sono i comportamenti degli animali selvatici. E lui parte per far comprendere questa sua conclusione. Lui parte dal presupposto che il nostro sistema nervoso può essere articolato in tre sistemi. C'è un sistema rettile, che è quello più primordiale, poi un sistema simpatico, che quindi è il nostro sistema emozionale, e la parte del neocorteccia, quindi il sistema razionale. E in questa logica di questi tre sistemi sono dettati tutti quelli che sono i comportamenti, le nostre azioni, in particolare quelli che sono considerati due comportamenti universali, quelli di lotta e di fuga. Cioè, quando noi siamo un animale selvatico e di fronte a un pericolo imminente, il proprio organismo mette in essere tutta un'energia metabolica per essere più pronti all'azione rispetto a quello che è il pericolo. Cosa succede quando poi un animale non è più in uno stato di allerta? Quell'energia che è stata messa in moto, quella che è in eccesso, viene, diciamo, liberata e eliminata attraverso uno stato vibratorio. E quali sono le implicazioni fisiche di un evento traumatico? Cioè, noi possiamo riconoscere i sintomi? Sì, perché cosa sono in realtà poi i sintomi post-traumatici? Non sono altro che la mancata realizzazione di questo processo, cioè del processo vibratorio, che sarebbe un processo che può essere scandito in diverse fasi, cioè una fase di tremito, una fase di aumento del battito cardiaco, della respirazione, ondate di calore. Entrando in questa intensità poi è come un'onda che inizia, poi un picco e poi una decrescita. E successivamente come si sviluppano questi sintomi? Si sviluppano perché, appunto, non essendoci questo processo vibrazionale, comunque sia l'organismo deve trovare un modo per liberarsi di questa energia in eccesso, perché questo processo vibrazionale non è altro che una regolazione del nostro stato organismico. Per cui, non trovando una via d'uscita a questa energia, il nostro corpo trova un'alternativa. L'alternativa sono i sintomi. Quindi i sintomi non sono altro che un'energia che ristagna, che non ha trovato la possibilità di uscire attraverso lo stato vibratorio. E come poter fare? Quali sono i metodi di guarigione? Allora, prima di parlare di metodi di guarigione c'è da fare una premessa. Nel senso che in realtà noi non abbiamo bisogno di sapere che cos'è un trauma. Sia per noi noi nel senso come categorie che siamo una professione di aiuto, sia ma anche le persone che vivono l'esperienza traumatica, non abbiamo bisogno di sapere che cos'è un trauma, ma
abbiamo bisogno di sapere che cosa si prova. E quindi questa è la chiave, la comprensione. Quindi al di là di quelle che possono essere le tecniche, prima di tutto è quello di riconoscere su di sé quali sono i sintomi. E spesso, ecco, la difficoltà di guarigione e da un trauma è il fatto di concentrarsi più su quello che sono le definizioni, le teorie, e poco quello che invece è quello che uno prova. Il lavoro su di sé è quello, un lavoro innanzitutto di consapevolezza, cioè prendere consapevolezza di quelle che sono le reazioni del proprio corpo, che quindi può essere ad esempio un'ipervigilanza, può essere anche un'attività mentale molto frenetica, avere dei flashback. Questi esempio sono i sintomi precoci di un trauma. Il problema però qual è della sintomatologia post-traumatica? Che questi traumi, questi sintomi sono un'energia che non è stata liberata, però anche i sintomi ristagnano nella muscolatura e nel sistema nervoso, quindi rimanendo lì comunque poi l'energia a un certo punto si rimette in circolo per cercare altre vie d'uscita. Non trovandole si formano altri sintomi, quindi abbiamo dei pre-sintomi che poi si evolvono in altri sintomi, come una costellazione. E l'evoluzione di questi sintomi può essere, per esempio, a un certo punto quella di sviluppare delle fobie, di sviluppare ad esempio degli attacchi di panico, oppure una timidezza eccessiva. Ancora, se possono passare dei mesi, possono passare degli anni, questa energia rimane e, non trovando ancora una via di uscita, può svilupparsi, ci può essere un'evoluzione ulteriore di questa sintomatologia, quindi presentare altri sintomi ancora. Ad esempio, è stato dimostrato che alcune forme di depressione possono derivare da questa evoluzione qua di sintomi. Quindi è una cosa molto molto complessa, perché partiamo da un'esperienza prettamente fisica di traumi, di sintomi che sono diciamo prettamente sottili, quasi riconoscibili, perché noi non possiamo ad esempio associare ad esempio un battito cardiaco molto accelerato a un evento che ci è successo, cioè non lo associamo, per cui non riusciamo a riconoscerlo. Quindi passiamo da un'esperienza corporea tra virgolette banale a invece un'esperienza psicologica molto complessa, quindi una sintomatologia molto complessa. Infatti, ad esempio, le persone che possono arrivare e chiedono aiuto rispetto a questo, ovviamente non arrivano con la richiesta: io ho un trauma e vorrei guarire da questo trauma. Cioè no, si arriva con una domanda molto complessa rispetto a tutta una problematica, a tutto un vissuto, e il lavoro da fare è quello di decodificare tutto quello che è la domanda del paziente per poterlo riportare a quell'esperienza corporea, che è un'esperienza poi di liberazione dello stato vibratorio. È un doppio lavoro, perché poi ci possiamo anche chiedere: ma perché gli animali selvatici sono così facilitati a fare questo processo e noi esseri umani, che tra virgolette siamo più evoluti come Homo sapiens, non ce la facciamo? La risposta a questa domanda è data dal fatto che questo processo di entrata attraversamento uscita dallo stato vibratorio è dato da, appunto, da quello che dicevo prima, del nostro sistema rettile, il sistema primordiale. E quando ci capita un evento in cui subiamo un trauma, in realtà poi ci sono gli altri due sistemi, quello della neocorteccia, quindi quello razionale, e quello emozionale, che interferiscono in questo processo del sistema rettile, cioè si sostituiscono. E quindi invece di entrare in quel processo vibratorio, entriamo tutti in uno stato di, per esempio, di emozioni negative, cioè ci attacchiamo molto all'emozione della paura, del terrore, e ci attacchiamo anche a quello che è lo stato razionale, quindi esempio della volontà, che noi non dobbiamo avere paura, per esempio, e questo ci impedisce di porre l'attenzione invece al nostro corpo. Potrei fare un esempio rispetto a questo, che è un po' lungo, però serve per rendere l'idea. Noi possiamo, ad esempio, stiamo camminando con la nostra automobile, no? A un certo punto, sulla corsia opposta, sbuca una macchina e stiamo a fare per un frontale. Riusciamo ad evitare lo scontro, ci mettiamo sulla carreggiata, e solitamente cosa succede?
abbiamo una vampata di calore, una vampata di rabbia che tendenzialmente vogliamo scendere dalla macchina e dirne quattro a quello che ha fatto questa cosa qua, ha fatto questo sorpasso pericoloso. Cosa succede? Noi incominciamo a essere arrabbiati, ad essere spaventati, a incominciare ad avere tutta una serie di pensieri negativi rispetto a quello che è accaduto, incominciamo ad avere anche il giudizio, ma guarda questo, lo appelliamo con tutti gli appellativi possibili e immaginabili, e rimaniamo in questa attivazione. Il nostro corpo viene completamente eliminato. Magari io più tardi, dopo questo rischio di incidente, posso anche andare a trovare un amico e gli posso raccontare dell'accaduto, sempre molto attivato con questa rabbia. E questo è un caso. Magari poi anche la sera, invece che dormire, continuo a pensare a quello che mi è successo e non riesco a prendere sonno. E mi si riattiva la rabbia. Qual è il secondo caso? Ho la macchina che sto per fare per un frontale, riesco a evitarla, parcheggio lì sulla carreggiata e poi invece che scendere dalla macchina, invece quindi porre attenzione all'esterno e a farmi prendere dalla mia rabbia, dalla mia reazione di paura, porto la mia attenzione al corpo e sto in contatto con quello che succede nel mio corpo. Quindi incomincerò a vibrare, incomincerò a sentire dei battiti cardiaci molto forti, e il respiro sarà molto affannoso, questa esperienza raggiungerà un picco e poi a un certo punto incomincerà a defluire, i muscoli inizieranno a rilassarsi e quindi tutta quell'energia che io ho messo all'inizio per evitare l'incidente incomincerà a defluire. Scenderò dalla macchina, sì, mi posso arrabbiare con la persona che ha fatto questo gesto, però quell'atto, quel pensiero non saranno carichi di quell'energia, perché l'energia che io ho messo in più è svanita, è stata espulsa attraverso la vibrazione, quindi non si è carica, non è più carica. Io in quel momento allora, invece di stare a pensare all'incidente, di stare a pensare a quella persona lì, che ha fatto quel gesto lì, sarò più concentrato su quello che è la mia sensazione, il mio vissuto. Quindi invece di che pensare al giudizio, penserò a oggi sono stato bravo, perché oggi mi sono salvato la vita in questa situazione. Potrò condividere questa esperienza, potrò vedere quell'amico che citavo prima e dire a quel mio amico, non dico più quel deficiente lì, ma dico adesso sono qui a raccontarti una storia e sono qui a raccontartela intero perché non ho avuto quell'incidente. Quindi è proprio una percezione diversa del proprio stile di vita rispetto a questa cosa. Una reazione quindi più adeguata e più consona e diciamo che più consapevole del nostro corpo. Sì, riuscire a portare la propria attenzione a quello che succede nel corpo, quindi senza giudizio, senza un'osservazione controllante, la pure semplice testimonianza di quello che succede. Sì, questo è infatti un argomento molto interessante, molto complesso, quindi noi la ringraziamo per questa intervista e ci diamo appuntamento per un'altra volta. Grazie a voi.